l'ho saputo ieri, perché stavo lavorando in studio e sono venuti da me degli attori per comunicarmi questa notizia. E da ieri mi arrivano messaggi, telefonate, chiunque mi incontra mi parla di questa cosa. Ovviamente la cosa mi ha colpito perché io non sapevo nulla della sua malattia e tra l'altro l'ho sempre stimato, quindi in qualche modo è come se sia andato via, non dico un amico, ma un conoscente carissimo, questo sì, in fondo io l'ho frequentato per 8 anni e quindi ho avuto a che fare con lui. Una volta dovevamo addirittura incontrarci, lui aveva espresso il desiderio di incontrarmi qui, perché gli avevano detto che il mio doppiaggio non tradiva assolutamente le sue intenzioni, quindi lui era incuriosito, però poi dopo ha cambiato data, non è potuto più venire a Roma in quel periodo e non ci siamo incontrati mai. Io ho di lui un ricordo ovviamente solo artistico, avevo visto qualche film con lui prima. Ma in effetti lui la grande notorietà l'ha raggiunta con Severus Piton, il professor Snape. Quando l'ho visto per la prima volta, ho subito avuto la netta sensazione di un attore estremamente intelligente. È un attore che non era mai ovvio. Riusciva a fare in modo da creare dei personaggi, per esempio Piton, con cui ormai il pubblico mi identifica, lui ha fatto in modo che non fosse classificabile, cioè non si riusciva a capire se provava degli autentici sentimenti, se era eroso soltanto dalla gelosia e dall'invidia, se era asessuato, se detestava Harry Potter o in qualche modo lo proteggeva. Lui ha fatto in modo che fino alla fine il pubblico lo ha odiato, perché sembrava che fosse uno dei peggiori nemici di Harry Potter, per poi scoprire alla fine che in realtà lui svolgeva questo compito infiltrato nella, chiamiamola così, corte di Voldemort, proprio per tentare di tutelare nei limiti del possibile Harry Potter. E lui è riuscito come attore a fare in modo che il pubblico non sospettasse mai tutto questo. Lui era tutta una serie di sfumature, aveva inventato un suo modo particolare di far parlare Piton, che pare sia riuscito a rendere, che era quello un po' di slentare le parole per poi assumere un atteggiamento più severo, eccetera. No, insomma, è chiaro che la cosa mi ha colpito, anche perché poi veniva dopo quella di David Bowie, voglio dire, generazione che se ne sta andando, tutti e due per un tumore, tanto è vero che io continuo a dire, ma è tocca a me. Il dispiacere è proprio questo, il dispiacere è che se ne sia andato un attore bravo e intelligente. Non è sempre così facile trovare un attore così versatile, capace di cambiare, poi, perché io l'ho visto anche in altri film, totalmente diverso, ma quello che mi ha colpito è che lui di Piton non ne ha dato la versione più facile, non ne ha fatto il cattivo come uno si aspetterebbe, ma ne ha fatto un cattivo molto più sottile, molto più ambiguo, e quindi estremamente più interessante per uno come me. In questo senso mi dispiace molto, non solo umanamente per lui, perché a 69 anni, purtroppo per un cancro portato via, ma mi dispiace che non avrò più tante possibilità di misurarmi in questa sfida di riprodurre le emozioni che un attore intelligente riesce a dare senza ricorrere a trucchetti, a mezzucci, eccetera. Io quindi, in qualche modo, pur non avendolo mai conosciuto, non posso che essere eternamente grato a lui, perché mi ha dato questa grossissima possibilità di migliorare come attore, di affinarmi come interprete e poi di diventare un nome noto al pubblico. Che è ovvio che quando l'ho saputo ieri ci sono rimasto molto male, ovviamente non è un mio parente, non è un dolore
viscerale, è però un dispiacere molto forte. Ci potrebbe interpretare adesso la frase con la quale ricorderebbe Rickman, magari una citazione tratta da uno dei vostri film. Andate a pagina 364.